Volevo fare in realtà adesso un altro pezzo sulle donne, in questo caso però contro le donne, perché quello era a favore. E lo so, non me ne vogliono le femministe, ma sono un po' contrario a queste neomamme che allattano i bebè in privato, insomma. Però diciamo, venendo qui ho letto un articolo che si intitolava «Leghista gay spara immigrato omofobo». Da che parte stare? E quindi ho pensato che fosse il caso di fare un pezzo sugli omosessuali. Perché io sono a favore, dicevo, degli omosessuali, insomma sono contento che ci siano, di come si sono messe le cose ultimamente per gli omosessuali, che ormai sono ovunque, no? Sono anche in natura. Ci sono tantissimi animali che hanno dei comportamenti omosessuali come il pinguino, il pavone. Il pangolino, tutti animali che però purtroppo vengono derisi dagli altri animali totalmente eterosessuali, come il puma, il giaguaro, lo squalo e tutti gli altri animali comunque veramente fighi della foresta. E io inizialmente avevo un po' paura di fare questo pezzo in pubblico perché temevo un po' della reazione della mia famiglia, perché loro sono sì progressisti, ma sono anche un po' all'antica. Sono contrario al matrimonio gay se prima non viene fatta la cresima gay. E anche riguardo a questa cosa del matrimonio fatto con rito omosessuale, no? Oppure queste adozioni fatte in maniera un po' così, un po' omosessuale, non capisco dove sia il problema. Perché se si pensano che il bambino possa venire su pazzo, ma se ci pensate, Adolf Hitler è stato cresciuto solamente da una sola mamma. E come risultato ha ucciso 6 milioni di ebrei. Quindi io vorrei fare questa domanda ai ben pensanti: se Hitler avesse avuto l'amore di ben due mamme, quanti ebrei avrebbe ucciso? Probabilmente 12 milioni, no? Se la matematica non è un'opinione, però questo al massimo implica che la colpa è delle mamme o che. Insomma, noi uomini amiamo meglio delle donne, però qui nessuno mi ascolta. Oppure si pensa che il bambino possa venire su squilibrato, ma a questo punto la soluzione mi sembra ovvia. Diamogli dei bambini già squilibrati, ma anche qui nessuno mi dà retta. Però sia chiaro, io non sono omosessuale. Cioè, c'è stato un periodo in cui credevo di essere omosessuale, però. Dopo un lungo percorso di autoaccettazione ho scoperto che in realtà ero solo omofobo. Quindi, messaggio agli amici omosessuali: non provateci con me, perché almeno 9 volte su 10 vi dico di no. Ecco. Però ho tanti amici omosessuali, persone disgustose, ma non dal punto di vista omosessuale, da quello sono impeccabili. Però sono convinto che esistano anche degli omosessuali. Gentilissimi, io qualche sera fa ero a cena con un omosessuale gentilissimo, a un certo punto mi sono risvegliato in un fosso tutto bagnato e avevo un rene in più, quindi niente proprio da dire sugli omosessuali, anzi li vorrei ringraziare anche per l'ispirazione che mi hanno dato nello scrivere insomma, il libro che sto appunto ultimando in questo periodo. Il piacere del sesso anale spiegato a mio figlio mai nato, di cui vorrei leggervi un estratto che parla di questo meraviglioso popolo, gli omosessuali, che tanta paura fa a noi bianchi, e vorrei appunto leggerlo per farvi capire quali sono le abitudini di queste persone della notte. Senza, diciamo, pregiudizi, senza luoghi comuni, proprio una cosa oggettiva di quella che è la loro vita quotidiana, quello che fanno gli omosessuali nella vita di tutti i giorni, le cose che fanno e sono nell'ordine: inserirsi il pene nell'ano, fare l'amore tra maschi, inserirsi il pene eretto nell'ano, sfiorarsi di tanto in tanto la mano in maniera impercettibile mentre fanno sesso anale,
fare quel gioco della barzelletta in cui si fa spadate col pene e si fa za za za, poi uno dei due perde, si volta e fa uccidimi. A volte darsi baci con la lingua sulla cappella. E adesso passiamo alle cose negative che fanno gli omosessuali. Non inserirsi il pene nell'ano, non adottare figli, quindi vivere la giornata, la vita di coppia, rapinare, uccidere, molestare verbalmente i colleghi dal vestiario meno alla moda, fare affari con la camorra a fini estorsivi. E questo è tutto ciò che ho da dire sugli omosessuali. Finito. Finito.